Al Motor Show di Bologna la protagonista dello stand Fiat è la nuova Panda. Simbolo storico d'Italia, come l'ha definita Enzo Ferrari, la nuova Panda si presenta per la prima volta agli italiani. Ma dietro a tanto nazionalismo c'è anche un po' di Germania. È infatti di Bosch la firma della sua tecnologia. Ma diciamo, la tecnologia Bosch è presente in tutte le vetture Fiat, soprattutto anche nella nuova Panda abbiamo la parte di sicurezza attiva, quindi sistema di stabilità. Dal punto di vista powertrain abbiamo componenti di controllo motore, sia per quanto riguarda le motorizzazioni diesel che le motorizzazioni benzina e tutto quello che serve a far funzionare anche il sistema di controllo motore, dal serbatoio a tutta la sensoristica dislocata nella vettura. Abbiamo anche lo start stop, che è il sistema di arresto e avviamento del motore nelle fasi di sosta del veicolo. Abbiamo anche il sistema del park pilot, ovvero di assistenza per il parcheggio. Sotto il cofano invece l'evoluzione si chiama ibrido. Noi lavoriamo anche molto intensamente nell'ambito dell'elettrificazione delle autovetture. Pensiamo che questa tecnologia si affermerà sicuramente, avrà però una penetrazione che riteniamo non supererà il 10% nel 2020. Quindi, oltre a investire pesantemente nel settore dell'elettrificazione, passando dall'ibrido fino all'elettrico puro, continuiamo anche a lavorare intensamente sull'evoluzione dei motori endotermici, che rappresenteranno sempre la stragrande maggioranza del mercato e non hanno ancora detto l'ultima parola. C'è sicuramente ancora un grande potenziale nell'ambito del diesel di ridurre ulteriormente i consumi e quindi le emissioni di CO2. E anche nel campo del benzina stiamo sviluppando nuove tecnologie che daranno sicuramente dei risultati molto apprezzabili nei prossimi 10-15 anni.